benvenuti a questa puntata di Countdown. Questa sera con noi c'è l'assessore provinciale al bilancio e il candidato al Senato per Fratelli d'Italia, Mario Gandolfi. Buonasera. Allora, Gandolfi, perché ha deciso di candidarsi? Ma intanto perché dopo la nascita di questo nuovo soggetto politico, che è bene ricordare sempre, fa parte della coalizione di centrodestra, che quindi soggetto politico che è nato per aumentare, per includere e per portare valore aggiunto, diciamo, quello che è tutto l'area di centrodestra, niente, c'era la necessità di ovviamente partecipare a questa competizione elettorale. Per cui è stata una scelta abbastanza spontanea, abbastanza naturale, anche perché in questo nuovo soggetto politico ho ritrovato quelle che erano un po' le motivazioni che già da tanto tempo mi spingevano a far parte di questa area politica. Per cui, ripeto, è un valore aggiunto che ha, se volete, anche l'ambizione di andare a risvegliare in tanti elettori, in tanta gente di centrodestra che magari avevano deciso per stanchezza o per rifiuti di non andare a votare, oppure di questo nuovo soggetto dà una possibilità in più per poter contribuire a quello che noi riteniamo uno degli obiettivi principali, quello di non far vincere. E quali sono gli obiettivi di questo movimento? È quello di, ovviamente, di non consentire che in Italia possa vincere la sinistra e anche di ribadire che siamo nettamente contrari a eventuali ipotesi di governi tecnici o mucchiate o questo genere. Ecco, come purtroppo è successo in passato. Esattamente, non è visto che succede nuovo, oltretutto. Noi speriamo di no. Noi siamo scesi in campo proprio per dare un segnale di questo tipo che va in questa direzione, cioè quello di non... Di non far vincere il centro-sinistra per ovvi motivi, se volete, politici, storici, no? Ma anche di ridare il predominio della politica a quella, ovviamente, che ha, non, senza cavalcare l'antipolitica che c'è in questo momento, ma cercare di rimettere a disposizione della nostra gente un certo tipo di politica che possa riconciliare, se vogliamo, proprio la nostra gente con la politica, quella che va fatta intesa come servizio. Ecco, la vostra formazione è completamente nuova, però mi sembra che abbia già raccolto diversi successi. Ma noi stiamo, diciamo che l'operazione Fratelli d'Italia purtroppo ha poco tempo, ha avuto poco tempo a disposizione per poter presentarsi, farsi conoscere. È comunque un progetto che andrà avanti per il futuro, a prescindere da quello che è il risultato elettorale, che noi naturalmente auspichiamo possa essere favorevole per noi, ma anche per tutta la compagine di centrodestra in questo momento, sia per quanto riguarda la regione che per le elezioni nazionali. Il voto da voi non è un voto inutile, ma un voto utile. No, il voto non solo è utile, perché tanto la teoria del non votare per i piccoli partiti tutta da vedere, perché se saremo un piccolo partito lo vedremo, certo. Lo vedremo il 26 di febbraio, ma a prescindere da quello il voto è più che utile, perché va, ripeto, a aggiungersi, a portare maggior consenso, così come gli altri partiti del centrodestra lo vogliono. Cioè, è una reciprocità che non è in conflitto, cioè noi non siamo scesi in campo per portare via voti al PDL piuttosto che a, ma per recuperare, per cercare di ridare un'opzione in più nell'interno del centrodestra a tutta una serie di elettorato che secondo noi... Riuscirete a recuperare l'area della vecchia N? Beh, l'area della vecchia N, anche se la discesa in campo di Fratelli d'Italia non è la riproduzione fotografica o la fotocopia di AM, ha qualche elemento in più di modernità,
gli stessi, tra i tre fondatori c'è l'onorevole Crosetto, oltre l'onorevole Ignazio La Russa e la Giorgia Meloni, che notoriamente proviene da realtà politiche diverse da quelle che erano gli AM. Quindi questo comporta tutta una serie di capacità di allargamento e di approfondimento rispetto a quello che è tutto un anno, che secondo noi è c'è molto spazio ancora in quel settore per recuperare il terreno perduto, per cui una delle finalità è quella. Ecco, un pezzo di destra, per quanto piccola, sta con Gianfranco Vini, che è sul fronte opposto al vostro. Avete dei rimpianti su questa vicenda? Io la mia storia politica, sarei un ipocrita se dicessi che io ho fatto molta militanza politica a fianco insieme a Gianfranco Vini negli anni scorsi. Quando c'è stata la frattura, la cosa non mi ha fatto ovviamente piacere, mi è dispiaciuto. Devo dire che però ultimamente alcune prese di posizione, di posizioni politiche, soprattutto politiche, che sono state indicate, non mi trovano d'accordo. Quando mi si dice che per fare le riforme non esistono confini politici, ma io non ci sto. Ecco, Fratelli d'Italia si è dotata di un codice etico molto rigido, sì, questa è una novità, sì, nel mondo politico. Sì, no, ma infatti era uno dei presupposti su cui c'è stata questa, diciamo, diselezione, poi non è neanche una selezione, perché è stato per aver vissuto così una partecipazione abbastanza spontanea, però questo codice etico, per esempio, stabilisce che i candidati di Fratelli d'Italia a qualsiasi livello non debbano avere avuto sentenze nemmeno di primo grado per reati particolarmente infamanti o contro l'amministrazione pubblica o di questo genere. E questa è sempre stata una distinzione tipica della destra. Sì, anche se occorre dire che per il codice, per la legge italiana, fino al terzo grado di giudizio c'è la presunzione di innocenza, certo, quando non vedi, si è voluto dare un segnale in più. Certo. Che risultato considerereste soddisfacente a queste elezioni a livello nazionale? Ma, guardi, io in questi giorni mi viene fatto spesso questa domanda. Cerco di evitare di rispondere perché, francamente, ma lo dico molto sinceramente, credo io, ma anche tanti altri, non siano in grado di fare, non ci sia la possibilità di fare delle previsioni reali, perché queste elezioni sono talmente atipiche, talmente particolari, che possono determinare qualsiasi tipo di risultato e di sorpresa. Certo, per quanto ci riguarda, intanto noi abbiamo la speranza l'ambizione intanto di andare al di là degli sbarramenti che sono previsti dalla legge, ma andando oltre, cercando di cominciare a acquisire tutta quella parte di consenso che purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione non è molto, ma comunque, ripeto, questo è un progetto che andrà avanti anche dopo. Esatto, se non c'è spazio per lavorare la creazione di destra, certo, l'Italia sempre esistita, è sempre stata notevole che non ci sicuramente, ma qui siamo anche un po' al di là. Questo è un argomento che non per niente nella sua seconda denominazione si chiama centrodestra, perché può rivolgersi proprio a quel mondo di quelli che vengono definiti con un termine che a me non piace tantissimo, però i moderati, però ecco, quel tipo di area lì in cui le nostre proposte possono avere possibilità di successo. Anche perché il centrodestra liberale e liberista d'Italia. Sì, io non mi considero un progressista, perché è un termine che di solito è un'etichetta che viene data alla sinistra, ma riformista per certi versi certamente sì, quindi per fare le riforme naturalmente nell'ottica di una posizione di centrodestra, perché il mondo va avanti, quindi bisogna anche stare al passo con i tempi.
un'ultima domanda. Che cosa porterà in più Mario Gandolfi in Senato? Ma io, beh, intanto lo, intanto lo prendo come un augurio, ma al di là delle battute, io penso che per la mia esperienza personale politica, ma anche amministrativa, ho fatto tutta la trafila, diciamo così, anche perché io dico sempre che la politica è una malattia contagiosa che mi è rimasta appiccicata addosso da quando avevo i pantaloncini di quartiere, ce l'ho addosso ancora, quindi finché ce l'ho continuo a fare per quanto mi è possibile la politica. Però ripeto, le esperienze maturate in quasi 40 anni di politica, ma soprattutto quelle da amministratore pubblico, io ho fatto il consigliere comunale di minoranza, ho fatto il sindaco per 10 anni nel mio comune di Fontanella, ho fatto il consigliere provinciale come capogruppo di Alleanza Nazionale e attualmente ho la fortuna, la soddisfazione di fare l'assessore provinciale a bilancio, tra l'altro in un momento in cui ma comunque diciamo con soddisfazione, ho fatto per 7 anni il segretario e presidente provinciale di Alleanza Nazionale, quindi ecco, mettendo insieme tutte queste esperienze naturali, sì, penso che possa eventualmente essere un bagaglio per poter dare un contributo positivo. Bene, un ringraziamento a Mario Gandolfi e a voi, per avermi lasciato la prossima puntata. Buonasera.